primo aspetto a dimostrazione, diciamo, del fatto che questa vicenda mi era ben nota, quando ebbi l'incontro alcuni mesi fa presso l'Unione Industriale insieme al Presidente Caldoro e ai vertici della Fiat, io posi proprio questa questione in modo molto preciso e devo dire non ebbi risposta, dico io. Cioè io posi proprio questa questione, scusate, tutto bene, però mi dite un attimo i numeri di ricaduta non solo dello stabilimento di Pomigliano ma in generale dell'indotto, di tutti gli stabilimenti, dicevo questa domanda. E loro mi si limitarono a una risposta generica del tipo che se la Panda va bene in realtà non ci saranno licenziamenti, però fu una risposta di questo tipo. Quindi il tema innanzitutto mi è molto chiaro, come mi è chiaro sicuramente la veridicità della scheda che voi mi avete fatto avere prima di questo incontro e quello che tu hai rappresentato poco fa. Quindi in primo luogo, così come lo dissi in quella sede istituzionale, noi assolutamente non solo siamo disponibili ma lo faremo. Io lo chiederò già oggi al Presidente Caldoro di chiedere a Fiat un tavolo insieme, quindi Comune e Regione, su questa vicenda. In secondo luogo, da un punto di vista politico-strategico, io lo ribadisco perché l'ho già detto più volte, lo stiamo anche facendo, poi Tommaso vi illustrerà anche diverse novità, noi siamo molto convinti che Napoli, essendo una grande metropoli del mondo, debba avere anche un polo industriale che innanzitutto conservi la storia industriale di questa città, penso soprattutto all'area orientale, ma che addirittura possa sviluppare nuove forme industriali compatibili ovviamente con gli scenari del terzo millennio, e penso anche all'area occidentale. Quindi una Napoli che sia solo cultura e turismo non va bene, cioè bene cultura, bene turismo ovviamente, bene l'artigianato, le botteghe, la piccola e media impresa. Una grande città come Napoli deve avere anche un polo industriale, e quindi la grande battaglia a difesa, ma non dell'occupazione intesa come occupazione morta, cioè nel senso che tu vai a difendere qualcosa che già sai che stai difendendo una cosa che è morta, no? Come fu alla fine un po' per l'Italsider, tutti sapevano che ormai, cioè voi, e questo ve ne do atto e lo sappiamo, rappresentate professionalità e competenze che sono utili oggi e utili domani nel paese, quindi non andiamo semplicemente a fare una logica che pure sarebbe meritoria di mera assistenza a posti di lavoro che si rischiano, perché altrimenti forse si potrebbe ragionare più su un rimpiego magari in altri settori che si potrebbero aprire. Invece noi siamo molto convinti che Napoli debba preservare un nocciolo importante di industria, perché è la storia di questa città, perché la classe operaia rappresenta un tessuto e un nervo democratico della nostra città, e l'abbiamo detto più volte, anche un presidio di civiltà e di crescita. Quindi io credo che da questo punto di vista possiamo lavorare in questa direzione e aprire quindi un tavolo con Fiat, e in questo deve diventare, sono molto d'accordo con l'approccio che avete detto, anche importante il ruolo della regione, perché diciamo il linguaggio non è proprio identico, nel senso anche nel tavolo sulla Fiat, su Panda, le posizioni insomma tra il comune e la regione erano diverse. Però io ritengo, insomma, io lo farò sicuramente oggi con il presidente Tommaso, lo farà con l'assessore Nappi, e cercheremo quindi immediatamente di chiedere un tavolo, innanzitutto per la chiarezza, così io come lo chiese a Leo, cioè io vorrei sapere, perché quando tu sai poi orienti le battaglie, le lotte, i ragionamenti, puoi aprire poi un ragionamento col governo. Io questo l'ho detto anche e ve lo voglio rappresentare, io quando ho avuto l'incontro poche settimane fa con il Ministro del Lavoro ho posto questa questione dell'industria di Napoli, ho posto la questione, per esempio, visto che il governo sta pensando a delle città laboratorio sulla nuova modo di fare impresa nel paese, ho detto che noi ci candidiamo come città di Napoli per la storia anche dell'industria della nostra città. Quindi il tema del lavoro e della preservazione degli stabilimenti che funzionano e dei posti di lavoro veri, io l'ho posto quindi non solo a Fiat, ne abbiamo discusso con Caldoro, ma l'ho posto al governo, posto al governo in modo molto chiaro, dicendo che qui non c'è solo il tema dei movimenti di disoccupati organizzati, le tensioni, i precari, una disoccupazione altissima, ma c'è
un rischio che in alcuni settori è già certezza, che anche l'industria che abbiamo che funziona rischia di morire. E questo non è un tema di cui il Ministero, non solo il Ministero del Lavoro, io l'ho posto la stessa questione identica al Ministero dell'Interno, perché io sono molto convinto che quando poi il tema del lavoro comincia a diventare marginale o comincia a non essere più centrale nelle politiche di governo, si innestano poi delle tensioni sociali che non riesce più in qualche modo nemmeno a gestire dal punto di vista democratico del conflitto sociale.